È ormai trascorso un mese dall'ufficiale start dei saldi estivi che hanno preso avvio ad inizio luglio e quindi tempo di un primo bilancio per il commercio aretino. Non c'è però una visione unanime sull'andamento delle vendite da parte delle principali associazioni di categoria della provincia. Una leggera risalita o perlomeno un segno positivo è contenuta nella chiave di lettura di Confesercenti. Ma noi abbiamo dati abbastanza positivi, cioè dati che segnano un più rispetto all'anno scorso. Qualcuno anche ci ha detto a due cifre, quindi 10% e qualcosa, questo sono quello che abbiamo potuto stimare, qualcuno un po' di meno, ma insomma dati assolutamente positivi, che come ho detto in altre occasioni non è che risolvono i problemi dei negozi, perché i saldi sono semplicemente lo smaltimento del magazzino, non certo si crea margine per le attività, e le attività hanno sofferto e soffrono dei mesi precedenti saldi, per cui la stagionalità poi non ha favorito le vendite. Però anche per questo fatto forse i saldi sono andati meglio di quanto immaginavamo. Un punto di vista dalle tinte più nere con tanto di segno negativo invece quello tratteggiato da Confcommercio. I saldi diciamo che sono stati, come abbiamo anche poi detto, anche il nostro presidente Mantovani, sono partiti molto, molto male, quindi molto a rilento, ovviamente per la stagione. Il caldo è arrivato con molto ritardo e comunque vada, insomma, diciamo, al momento non abbiamo le stime definitive, anche perché è ancora, diciamo, però possiamo dire che è un trend negativo rispetto al trend dello scorso anno. Probabilmente chiuderemo con una cifra, insomma ci attesteremo sicuramente dal 6 all'8%.